Veramente un piacere avere con noi Maria Giovanna Maglie, nata in Laguna da madre veneziana e padre pugliese. A 10 anni sbarca a Roma. Nel 1979 inizia a lavorare all'Unità. Inviata in America Latina al tempo di Pinochet, è stata in Rai, dove ha seguito la guerra del Golfo. Più in generale, è stata anche inviata in Medio Oriente, per poi diventare corrispondente del TG2 da New York, dove ha passato 15 anni della sua vita e che considera casa sua. Oggi è editorialista per La Verità. Non vota più a sinistra, ha detto in una sua intervista a Claudio Sabelli Fioretti, perché mi hanno provocato cocenti delusioni e non voglio morire democristiana. Ha scritto una coinvolgente biografia di Oriana Fallaci, Oriana, Incontri e passioni di una grande italiana, nota a margine, uno dei pochi libri biografici nei quali traspaiono due cose, rispetto e ammirazione, cose che nel mondo dei giornalisti molto spesso non ci sono da un giornalista verso un altro. Chiocciola Real Donald Trump, i dannati del Covid, italiani dannati, puttane, il mestiere più antico del mondo ai tempi di internet e del Covid. Ora in libreria con Il mostro cinese, le bugie di Pechino, gli errori di Roma, cronaca di una pandemia che si poteva evitare, edito da PM. Di sé dice: non sto mai zitta quando dovrei, sono sprezzante, orgogliosa, presuntuosa, forse solo avere le idee chiare. Il suo motto è Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, vita, libertà e la ricerca della felicità. E allora, Maria Giovanna, in questo 2021 che finisce, quanto siamo liberi, vivi e felici in politica e non solo? Benvenuta a Zoom e buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. È un anno triste per fare questa domanda, perché life, liberty and pursuit of happiness sono veramente a livelli minimi in questo momento nella nostra nazione. La nostra vita è sottoposta a un ricatto quotidiano di dati su una malattia che realmente c'è e realmente colpisce duro, ma che viene enfatizzata per incutere terrore. La nostra libertà è conculcata da un proseguire di continuo stato di emergenza e di misure che sono più punitive che terapeutiche, e il perseguimento della felicità è naturalmente impedito dalle prime due cose, ma figurati quale felicità, neanche un po' di buon umore, no? Il mio giudizio sulla fine di quest'anno è estremamente severo e negativo. E allora temo il giudizio sul prossimo, se queste sono le premesse, visto che il governo appunto ha prorogato lo stato d'emergenza per altri 3 mesi. Ma guardate, parliamoci chiaro. Tu hai fatto un simpatico resumé della mia carattere, della mia vita. Nel presente io credo di essere diventata, di avere le idee molto più chiare e di essere diventata meno arrogante, meno presuntuosa, perché gli anni portano tolleranza e saggezza, ma non per questo tolgono la certezza di opinioni. Io non ho mai avuto per questo governo tecnico di unità nazionale alcuna simpatia, l'ho ritenuto un male necessario e quindi ho ritenuto che fosse impossibile non aderire per partiti che avessero a cuore il benessere della nazione. Al tempo stesso, però, col passare dei mesi la delusione è stata sempre più cocente, quindi lo ritengo un passaggio che si ricorderà come una grande delusione. Di conseguenza c'è ancora questo governo, c'è ancora il suo metodo di procedere, che è un metodo a mio modo di vedere dirigista, e autocratico, privo di qualunque comunicazione seria col Parlamento, avvolta da un'aura di invincibilità e di sicurezza che non corrisponde alla realtà. Insomma, 2022 ha una sola novità, quella di cosa succederà con l'elezione del Presidente della Repubblica e di conseguenza che fine farà questo governo. Io mi auguro che finisca il prima possibile. Maria Giovanna, però a questo punto le domande sono due. Primo, perché la politica si è lasciata commissariare? Perché comunque la politica, se vuole, ha in mano il pallino e se vuole è lei che trova le soluzioni e che stabilisce la rotta del paese. Secondo, per quanto riguarda la corsa al Quirinale, che già ormai sottobanco è iniziata, anche se tutti i protagonisti ci raccontano il segreto di Pulcinella e dicono no, assolutamente, noi non stiamo facendo nulla, se ne parla a gennaio.
Io ho la sensazione che questa corsa al Quirinale non sarà una corsa che si risolverà nel giro di una giornata come fu col metodo De Mita con Cossiga nell'85. Io temo invece che si arrivi a una situazione di stallo come nel 92 o come nel 71 per l'elezione di Leone, che ce ne vollero addirittura di 20, 23 di scrutini. E qui parliamo di gente che va a votare nel segreto dell'urna parlamentare, sapendo che non è detto che alle prossime elezioni possa avere ancora un seggio, vista pure la riduzione dei parlamentari. Insomma, la disciplina di partito mi sa che stavolta va a farsi benedire, o mi sbaglio? Tu che sensazioni hai? Allora andiamo per ordine. La prima domanda che mi hai fatto era diversa, cioè era diversa nel mezzo della seconda. Rispondo prima alla Sì. seconda. Allora, intanto non è, no, cioè vado per ordine. Intanto non è affatto detto che sia ai partiti, nelle condizioni date negli ultimi anni, il pallino della politica. Anzi, ai partiti è stato tolto il pallino della politica. Ed è venuto al pettine il nodo di tutte le riforme non fatte, tra cui in questo caso la riforma istituzionale che chiarisca qual è il ruolo del Presidente della Repubblica, qual è il ruolo del Parlamento. Ed è una storia vecchia ormai, perché sono un quarto di secolo che si sceglie la governabilità sulla rappresentanza, e nel frattempo la rappresentanza viene massacrata e bastonata ogni giorno. E ora siamo in un punto in cui la rappresentanza è stata completamente schiacciata e il Parlamento conta pochissimo, e la rappresentanza dei partiti è lì che si sviluppa, i cittadini sono lì che si trovano. Cos'è accaduto? È accaduto che un Presidente della Repubblica, che nel nostro ordinamento dovrebbe contare poco più di tenere a bada alcune diatribe, conciliare alcune dissidi e tagliare nastri, inaugurare statue, è diventato ormai da 20-30 anni, è diventato arbiter, senza avercelo da Costituzione, senza essere eletto dai cittadini, eccetera, eccetera. Questo Presidente della Repubblica, che ora forse va via, perché non è detto che vada via, ha impedito per 2 volte che si andasse a votare, e lo ha fatto l'ultima volta accampando il pretesto della pandemia, quando nel resto d'Europa si è votato e rivotato tranquillamente. Quindi, se noi siamo in questa condizione, se la politica è senza, si sta forse ora cominciando a riprendere un po' in mano il pallino, è essenzialmente una responsabilità del Presidente della Repubblica. Tanto è vero che intorno a al prossimo Presidente della Repubblica c'è la discussione sul fatto se sia possibile che dopo quasi 30 anni sia non un'espressione di sinistra, del centro-sinistra. Contemporaneamente sarà votato da un Parlamento esausto, completamente fuori contesto, completamente privo di autorità, perché tra l'altro appena si andrà a votare verrà ridotto di un terzo. Io sono stata contrarissima, non contraria, contrarissima alla riduzione dei parlamentari, al referendum sulla riduzione dei parlamentari, l'ho ritenuto una resa della politica e un'ulteriore botta alla rappresentanza, perché già la retorica della casta, già il mito della governabilità, già il ricatto dello spread, l'austerità di Monti, vado avanti, ci hanno privato della vera rappresentanza. Se poi ci metti anche che ne togli 300 anziché farli contare di più, io sono sempre stata contrarissima e l'ho detto in tutte le sedi pubbliche. Ora siamo al nodo di un Parlamento esautorato che dovrà prendere una decisione molto importante per il nostro futuro. Tu dicevi che rischia di essere una di quelle robe che si trascinano. Beh, allora, qui i protagonisti si sentono tutti gente che può far decidere le cose rapidamente. Draghi, speriamo che di qui a qualche giorno ci dica che cosa intende fare, perché è il grande mistero intorno alla vicenda. Cosa intende fare Draghi? Gli spifferi di palazzo dicono che non ne può più di un ruolo nel quale ha deluso e che se ne vuole andare al riparo del Quirinale. Mattarella sostiene che lui un altro anno extra Costituzione, come ha fatto Napolitano, non lo vuole fare. C'è un convitato di pietra, un candidato importante, anche se stravagante,
che è Silvio Berlusconi, tutti gli altri stanno nascosti. La tua ipotesi che possa finire alla quindicesima, sedicesima, quattordicesima, quante sono, seduta e quindi tenere ulteriormente paralizzato un paese che aspetta di vedere una politica seria sulla pandemia che non c'è, di vedere l'arrivo di un po' di soldi senza garanzie di strozzinaggio del PNRR che non c'è ancora e quindi la situazione è tutt'altro che semplice. Anche perché, Maria Giovanna, io mi pongo anche un'altra domanda. Nel caso in cui dovessimo andare avanti per 10, 15, 20 votazioni completamente inutili a base di schede bianche, prosciutti ordinati per l'occasione per fare panini perché si va avanti a oltranza e così via, come nelle grandi tradizioni delle elezioni presidenziali in questo paese. In questo caso, secondo me, c'è qualcuno che rischierebbe di sfibrarsi e poi sfaldarsi. E questo qualcuno, anzi, questo qualcosa, temo sia il centrodestra italiano. E il qualcuno potrebbe essere Matteo Salvini, che pure vuole essere il federatore del centrodestra italiano e vuole mettere cappello sull'elezione del Presidente della Repubblica. Com'è andato questo 2021 per lui? È andato in bambola? Bene o male riesce a tenere una rotta, un tracciato? O anche lui forse dovrebbe un attimo fare il punto della situazione e decidere che vuole fare da grande. Ritengo Matteo Salvini uno dei pochissimi, se non l'unico, leader politico italiano che ha a cuore veramente la sorte degli italiani. Già questo ai miei occhi, già da un certo numero di anni, l'ha fatto essere diverso dagli altri, dalla maggior parte degli altri, dalla maggior parte preponderante degli altri. In questo anno che sta per fortuna per finire, anche se poi siamo grotteschi nel dire questo perché ogni anno che passa è un anno della nostra vita che se ne va, Matteo Salvini ha fatto una scelta dolorosa, credo per lui, per se stesso e anche in qualche modo costringente per la Lega. Una scelta di partecipazione a questo governo di unità nazionale che un grande partito come la Lega secondo me non poteva non fare, ma che gli sta costando carissimo. Quindi l'occasione della nomina del Presidente della Repubblica è un'occasione importante per far vedere che esiste ancora un ruolo diverso, un ruolo attivo, un ruolo del centrodestra e che il centrodestra maggioranza del paese ce la può fare a eleggere un presidente che sia gradito, che sia gradito al centrodestra, che venga dal centrodestra anziché venire perennemente dal centrosinistra e prendere poi le decisioni di parte che da Scalfaro in avanti abbiamo visto, alcune delle quali addirittura scandalose. Cito soltanto il ricatto dello spread a opera anche di Giorgio Napolitano nel suo fine al governo Berlusconi 10 anni fa. Quindi il punto è questo, il punto è come ti giochi una partita difficilissima che Matteo Salvini ha scelto di giocare stando dentro al governo e perdendo voti per stare dentro al governo, ma scegliendo di evitare che stando fuori passassero ancora più schifezze, per essere molto espliciti e brutali. È stata un'operazione vincente? Non lo so, non lo so, non sono in grado di dirlo. È stata un'operazione responsabile. È stata anche dovuta al fatto che da dove ci parliamo, in tutto il nord e il nord-est, diciamo, c'era un gruppo di governatori intenzionati a essere di governo nazionale, intenzionati a essere d'ordine, intenzionati a essere mainstream, cosa, devo dire, ruolo che a qualcuno ha veramente preso la mano, secondo me. È dovuto anche al fatto che gli italiani, avvolti dalla paura, sono spaccati, perché l'ultimo libro che tu hai citato, i libri che ho scritto, e ti ringrazio, l'ultimo che è uscito il 30 novembre, Italiani dannati, dice proprio questo, che questo paese è spaccato in due, altro che un'infima minoranza. Ci sono anche tra coloro che hanno accettato di vaccinarsi, di andare in giro col permesso di vivere e lavorare, di essere cittadini di serie A o di serie B, c'è una grandissima rabbia, delusione, stanchezza, perdita di potere d'acquisto, perdita di prospettiva del futuro. Quindi niente è più difficile dell'anno che si affaccia. E quella di Salvini è una scommessa generosa, generosa, fatta in condizioni terribili, le condizioni in cui si è trovato il centrodestra in quest'ultimo anno sono terribili, le riassumo. Secondo la mia modesta opinione, un pezzo all'opposizione, un'opposizione strana, devo dire, più di facciata che di realtà, ma comunque un pezzo all'opposizione,
un pezzo dentro cercando di fare la differenza, cioè la Lega, e un pezzo, cioè Forza Italia, completamente prono, tranne che in qualche occasione, alle scelte di Draghi e di Mattarella. Cioè, inutile che fingiamo che non sia così. Quindi ora il centrodestra dovrebbe, e Salvini fa bene a promuovere tavoli, a tentare di essere protagonista, a non cedere allo stanco andare del solito modo, nel solito modo, deve riprendere a essere unito e a tenere le redini di una scelta diversa. Non sarà facile. Però in tutto questo, Maria Giovanna, io ora ti pongo questa domanda, poi ci sono due telefonate per te. In tutto questo, però, a me sembra che nel centrodestra, mi permetto di usare l'espressione camilleriana, si gioca a fotti compagno, che è un antico gioco che consiste nel fregare quello che dovrebbe essere il nostro alleato. Posto che io la penso come te a proposito della scelta generosa fatta da Salvini, perché le telefonate qui in trasmissione di elettori delusi non sono mancate, ma quello che io però osservo è che Giorgia Meloni in tutto questo, da un lato ha visto crescere i sondaggi, dall'altro lato, chiudendo la festa di Atreju, ha parlato di guidare il centrodestra, comunque di avere una sorta di, non dico golden share o opzione primaria per la guida del centrodestra, dicendo anche verso di noi può convergere anche il mondo cattolico. Ora, Matteo Salvini non ha mai fatto mistero della sua fede, tant'è vero che addirittura chiudeva i comizi con il rosario in mano tra le polemiche di una certa Chiesa cattolica. E voglio dire, nel momento in cui Giorgia Meloni dice il mondo cattolico può guardare a noi, nel momento in cui dice io penso comunque alla guida del centrodestra, e da un lato quindi c'è uno che si sta logorando andando al governo perdendo voti, come giustamente dici tu, uno come Berlusconi che comunque pensa ancora di essere l'ago della bilancia in tutto questo del centrodestra, cioè tanto io sono più esperto di loro, loro in fondo rispetto a me, anche anagraficamente, sono due ragazzini. E poi c'è Giorgia Meloni che quatta quatta, tomo tomo, cacchio cacchio, avrebbe detto Totò, rosicchia consensi. E quindi non è che la partita è difficilissima, a me pare che qui si stiano facendo esercizi di funambolismo politico, ma senza la rete sotto, o mi sbaglio? Allora, il mio giudizio è questo: non è stata data la possibilità di fare altre scelte finora. Quello che accadrà all'inizio del prossimo anno è tutto da vedere. C'è un momento in cui, secondo me, la corda va tagliata. C'è un momento in cui, secondo me, la corda va tagliata. Per venire alla risposta alla tua domanda. Giorgia Meloni fa la sua parte, che è quella di una che facendo un'opposizione, ripeto, più virtuale che reale, perché io tutte queste barricate in Parlamento non le ho viste, vedo una normale attività di opposizione accompagnata da un doveroso atto di rispetto quasi quotidiano nei confronti di Draghi, cioè critiche, ma ripeto, un'opposizione molto seduta. Certamente le ha fatto guadagnare voti, ma chi ha guadagnato voti soprattutto in quest'ultimo anno è l'astensionismo. Quindi ricordiamoci questo: l'astensionismo è una prateria, l'astensionismo è un prato. Sbaglierebbe la Lega se pensasse che quella prateria si riconquista rapidamente e facilmente. Questo sono d'accordo. Ciò detto, il centrodestra ha sempre detto che governerà il leader del partito che prenderà più voti, quindi le chiacchiere stanno a zero. Il problema di Forza Italia è che ormai viaggia su consensi minimi, perché non è più un partito, perché è un aggregato strano, che anzi Berlusconi con le sue uscite ogni tanto fa bene a tentare di tenere unito, ma insomma non credo che tu si possa più pensare che ci sia qualcosa di compatibile tra Mara Carfagna e che ne so. E altri esponenti storici di Forza Italia, tra Mara Carfagna che è pronta ad andare al centro, ci sono persone dentro Forza Italia che hanno votato il DDL Zan, sono
è un gruppo sparso che, ripeto, in questo momento è tenuto insieme dall'ambizione di Silvio Berlusconi di diventare Presidente della Repubblica. Ambizione che fa benissimo a coltivare, intendiamoci. Cioè, una nostra gentile ascoltatrice ha mandato adesso un WhatsApp dicendo si dice che sogni giorno e notte l'elezione al Colle. Perché non dovrebbe? È stato mortificato, è stato umiliato, ha molti difetti, ma ha avuto anche molti pregi negli ultimi 30 anni di politica italiana, perché non dovrebbe sognare il Colle? Preferiamo Franceschini forse? No, direi di no, vero? Quindi bisognerà anche cominciare ogni tanto a pensare positivo. L'importante è capire che prezzi si pagano. Sicuramente un Presidente della Repubblica un Presidente della Repubblica non schierato a sinistra avrebbe reso diversa la storia italiana, della politica italiana e della vita italiana negli ultimi anni, quindi bisogna essere realisti. Io non vado dietro, ecco, interrompo un attimo quello che stavo dicendo, tanto diciamo sempre delle cose simili. Io non vado dietro alla rabbia sterile dell'elettore, del cittadino. Io ritengo di aver costruito negli anni, anche attraverso i social, un rapporto molto stretto con la gente, con le sue delusioni, con le sue giuste richieste, però quelli che, oddio, Salvini ci ha tradito, oddio, non lo voto più, oddio, quanto è cattiva la Lega, oh mamma mia, pensate, beh, insomma, queste cose qui non vado dietro, perché ritengo che si debba sempre avere un atteggiamento realistico, cioè fare le proprie deduzioni, controdeduzioni e anche esprimere le proprie delusioni all'interno di un contesto chiaro e dato. Se invece si strologa al di fuori di questo contesto è inutile, non è un contributo, è soltanto il solito italiano del piove governo ladro, e quello mi infastidisce moltissimo. Come quelli che mi scrivono, perché vai a delle trasmissioni in cui sei sola, tu contro tutti, e che faccio? Non ci vado più io, così non c'è proprio nessuno a dire qualcosa di diverso sul vaccino, sul virus, sui permessi, contro permessi. Sono atteggiamenti sterili. Tornando a noi, se Berlusconi diventasse Presidente della Repubblica sarebbe un bene per il centrodestra. Giorgia Meloni gioca la sua partita, il mondo cattolico a un certo punto l'ha citato, mi preme dire che nei rapporti col mondo cattolico in questi ultimi due anni, Matteo Salvini ha fatto passi da gigante, e cito soltanto il recente incontro del settembre con Monsignor Gallagher, inviato speciale di essere del Papa. Non è vero che l'atteggiamento della Chiesa Cattolica è lo stesso dell'epoca della polemica sul Rosario. Ci sono stati passi in avanti e si potrebbe persino pensare, in una rete di costruzione politica, che sia stato anche lo stare all'interno del governo a favorire questo miglioramento del rapporto. Il rapporto tra la Chiesa Cattolica in tutte le sue diramazioni e Matteo Salvini nell'ultimo anno è cambiato. Non so se nella confusione totale in cui viviamo quotidianamente si è percepito. Credo poco, però è altrettanto vero che effettivamente una parte della Chiesa che prima aveva puntato sui grillini, li aveva vezzeggiati, li aveva un pochettino coccolati, forse sta cominciando a capire che non era il caso puntare su una forza così esangue. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, nostra graditissima ospite Maria Giovanna Maglia. Allora, Maria Giovanna, questo nostro ascoltatore ha tenuto un intervento abbastanza articolato. Primo, Parlamento esautorato perché secondo lui è stato compresso. Secondo, i nostri parlamentari hanno un livello di istruzione medio-basso che quindi non gli permetterebbe di fare le grandi scelte della politica. Per quanto riguarda la Costituzione, sarebbe il caso di fare quindi una riforma che è capace di precisare i poteri del Presidente della Repubblica. E poi mi sembra però che si sia ripetuto su quello che dicevi tu a proposito della questione inerente i militanti e il rapporto con le scelte prese dalla Lega. Quindi su questo mi sembra che tu ti sia già espressa. Sugli altri punti, che ne pensi? Ma ti ringrazio della sintesi, perché il nostro ascoltatore appartiene a quella categoria di persone che telefonano alle radio, si fanno delle domande e si danno delle risposte. E quindi poi il ruolo di chi è ospite è limitato necessariamente, perché figurati se non è vero e se non ho detto in apertura di trasmissione in risposta a una tua domanda che
il ruolo del Presidente della Repubblica in Italia è diventato abnorme dal punto di vista della Costituzione e del cambiamento delle esigenze della nazione. È una delle questioni chiave. In Italia ci sono un certo numero di riforme in attesa, sempre meno paziente, sempre più nervosa di essere fatte, che si chiamano riforma della magistratura, riforma delle tasse, riforma della burocrazia e della pubblica amministrazione, riforme istituzionali con accento il ruolo del Presidente della Repubblica, cioè se debba essere eletto dagli cittadini, il ruolo del Premier, che tipo di premierato si debba fare nel nostro paese. Tutto questo lo do per scontato, è diventato una cosa all'interno della quale è diventato un bubone all'interno del quale è sempre più difficile operare per i partiti politici, ma che i partiti politici per primi non hanno la forza o la maggioranza o la quantità, perché vorrei introdurre quest'altro elemento che sfugge molto spesso, cioè quello che è la maggioranza. Se la Lega fosse rimasta fuori da questo governo, il governo si sarebbe fatto ugualmente, il governo avrebbe fatto come gli pareva, questo governo avrebbe fatto come gli pareva, non che in buona parte non lo faccia lo stesso, sia chiaro, lo fa in buona parte ugualmente, però l'avrebbe fatto anche senza la Lega. La Lega non fa la differenza tra la maggioranza e la minoranza in questo governo. Anche quando vota, che ne so, ieri lo stato d'emergenza, i tre ministri della Lega, cosa che io ritengo scorretta, inappropriata, non andava fatta, perché sei dentro un governo di unità nazionale e quindi se esprimi delle opinioni diverse del tuo elettorato le devi in qualche modo qualificare, quantificare e dimostrare. Ma detto questo, non cambia nulla, non sarebbe cambiato nulla. Se si esce dal governo, il governo va avanti per il momento. La chiave di tutto sarà l'elezione del Presidente della Repubblica e le conseguenze che ci saranno dopo. Quanto ai problemi di studi, non studi, siamo attenti a non fare discorsi qualunquisti. Il livello di preparazione dei parlamentari italiani è basso, di una parte dei parlamentari italiani è basso, perché sono entrati attraverso le primarie del PD e attraverso l'uno vale uno dei grillini persone non all'altezza di fare parlamentare, e questo è indipendente dal loro titolo di studio, perché io negli anni ho conosciuto dei parlamentari, magari operai del PC che fu, che erano anche della Lega, che erano con la terza media ed erano dei geni in politica, erano acutissimi in politica, quindi stiamo attenti. Quanto a Salvini, questa frase sul se avessi avuto una formazione, mi scusi l'ascoltatore, veramente peregrina. Salvini ha ritenuto di avere il boccino in mano quando aveva il 36% quanto aveva, perché ha ritenuto che la onestà e la correttezza istituzionale imponessero che avesse il boccino in mano. Chi non è stato è un leader politico, non può che stare alle regole, guai se cominciasse a fare il bandito. Chi non è stato alle regole è stato il Presidente della Repubblica. Cioè, inquadriamo le cose nel loro giusto contesto, altrimenti cominciamo con non capire più niente anche del territorio che c'è, amico. Esatto. Presidente della Repubblica a cui Di Maio voleva fare l'impeachment, che oggi pubblicamente loda, perché ora tra un po' ora passiamo anche a guardare dall'altro lato del campo politico e vediamo che cosa hanno fatto, diciamo, nel centrosinistra. Però ci sono due telefonate in attesa per te, le passiamo subito. Breve. Ragazzi, per favore, interventi brevi, perché il tempo, ahimè, ci corre un po' appresso. Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Pronto, sono Giusy di Varese, buongiorno. Volevo salutare in modo particolare la dottoressa Maglie, che seguo molto, molto spesso su Maglie Strette, eccetera. E sono totalmente d'accordo con lei, anche per quanto riguarda i titoli di studio, perché Craxi, ad esempio, non aveva una laurea, e neppure D'Alema, eppure la loro figura è stata abbastanza rilevante, che poi abbiano fatto bene o male, però avevano il coraggio, insomma. E poi volevo dire un'altra cosa, un po' particolare, molto veloce. L'ultima trasmissione che ha fatto Giordano ha interpellato l'ex onorevole Martino, che io stimavo molto come persona corretta e anche molto formata, e Giordano gli ha chiesto cosa ne pensa dell'Europa. Lui ha fatto un sorriso un po' di presa in giro e poi gli ha risposto: una grande truffa. Grazie, buongiorno. Seconda telefonata, pronto, chi è là?
Pronto, buongiorno, sono Pippo da Como. Niente, io volevo legarmi sul disfacimento della politica. Il disfacimento della politica, non che prima era, diciamo, andava bene, però aveva dei personaggi. Nel 92, nel 90, quando il PD, no? Il PD ha distrutto con l'appoggio della magistratura, Mani Pulite, ha distrutto la classe politica. Il PD, che allora era partito comunista, come solito ha dimostrato, dopo Berlinguer, ha dimostrato di non essere all'altezza di governare. Lo dimostra ancora oggi, perché deve posarsi sempre di qualcuno che lo può comandare. E da lì è stata distrutta tutta la politica. Poi non ha potuto, per questioni che loro pretendevano diritto di successione, di avere diritto successione nella direzione dello Stato, di tutto lo Stato, e lì la magistratura ha preso piede e praticamente ha bloccato tutto. Maria Giovanna, prego. Allora, la prima telefonata, vediamo se mi ricordo. Sì. La signora... Sul sorrisino dell'onorevole Martino da Giordano in merito all'Europa, che è una grande truffa. Sì, ma mi ricordo. Mi ricordo, la signora ha perfettamente ragione, la signora che ringrazio per la stima e l'apprezzamento nei miei confronti, ha ragione, non è il titolo di studio, è una cultura, è una passione, è una capacità di aggiornarsi, leggere, vedere quello che succede nel resto del mondo che distingue la persona che ha la cultura politica, che ha la cultura per comprendere quello che succede in un mondo sempre più complicato, non è un pezzo di carta, tanto certo. Più... che oramai vengono rilasciati con straordinaria leggerezza e facilità, sappiamo quali sono le statistiche su quanto ne sanno quelli che escono al liceo classico o invece da un altro liceo. E per quanto riguarda la questione, e ha fatto bene a citare Craxi, Antonio Martino è stato sempre un grande, feroce e coltissimo, preparatissimo avversario dell'Unione Europea così come è stata concepita. Aveva ragione allora e ha ragione adesso. Il termine una grande truffa è un termine brutale, sintetico ed efficace. Basta vedere che cosa l'Unione Europea ordisce quotidianamente alle spalle di certe nazioni, basta vedere la deriva delle politiche ricovect, basta vedere gli episodi degli ultimi giorni, il vino con l'etichetta terroristica, la carne sintetica e tutti i tentativi di distruggere la nostra filiera agroalimentare, basta vedere la storia del Natale e di Maria che non si può dire, Giovanni che è meglio non dirlo, mi chiamo Maria Giovanna, quindi mi sono sentita parte in causa. Basta vedere che al lato di tutto ciò l'intervento nella pandemia è stato completamente parziale, fiacco, contraddittorio. Insomma, l'Unione Europea noi non solo non serve, ma ci butta a mare. Ma l'Unione Europea, se così com'è non va, va cambiata o va rifondata o bisognerebbe fare liberi tutti? Allora, la mia personale opinione è che gli errori micidiali dell'Unione Europea stiano nella sua fondazione già, risiedono nella sua fondazione, quindi la mia posizione è una posizione drastica. In assenza di possibilità di agire in questo modo va perlomeno profondamente cambiata. Con le alleanze, i metodi di scelta dei personaggi, pensate che sono commissari europei, dei funzionari, dei signori scelti da qualcuno, da 3 persone, da 4 persone, da 5 persone, ma si può, questi sarebbero il super governo europeo, possono essere scelti in questo modo? Credo di no, non li ha eletti nessuno, non li conosce nessuno. Fanno esatto. Poi queste sortite politica ricorrette devastanti. Ma intendiamoci bene, in questo momento l'Unione Europea ha un nord che vuole schiacciare il sud. L'altra telefonata sì. era relativa alle questioni della distruzione del paese, della nazione, se ho capito bene, che risalirebbe all'epoca di Mani Pulite, è così? Sì, esatto, che dovremmo ringraziare Di Pietro con il Partito Comunista Italiano. È vero, ha ragione l'ascoltatore. La nostra prima Repubblica era piena di difetti e già bisognosa di grandi riforme, ma esprimeva, se non altro, anche nei suoi momenti peggiori, una adesione, un tentativo di seguire i desideri degli italiani e la crescita dell'Italia. Tutto questo negli ultimi anni è andato morendo e sicuramente il paese si ritrova con un potere che è quello della magistratura preponderante, che sembrerebbe non scalfito neanche dalla dimostrazione di scandali vergognosi, fate caso a questo,
e che, perché continuano a fare esattamente come prima, nonostante perché? Perché nessuno della politica che conta, per esempio il Presidente della Repubblica, interviene per fare veramente pulizia. Questa riforma della magistratura della Cartabia è acqua fresca e non sento in questo momento di grande confusione, perché lo stato d'emergenza serve anche a questo. Non sento più parlare del referendum, non sento più quell'atmosfera che si era creata intorno al referendum. Esatto. Attenzione, e la pandemia, lo stato d'emergenza, a questo servono, a tenere gli italiani distratti dalla paura. Maria Giovanna, un'ultima domanda. Intanto grazie per il tuo tempo, la tua disponibilità, e per dirla con John Lennon, spero di aver passato il provino. Ma di là, a sinistra, visto che hai citato la Francia, c'è qualcuno che ha la Legion d'Onore che viene attribuita appunto per i servigi resi alla Francia e ai suoi valori. Uno di questi è il professor Enrico Letta, che attualmente è impegnato a fare il segretario del PD. Il 2021 invece com'è andato per il centrosinistra? A me pare che Conte sia sempre più esangue e sempre più in bambola all'interno del Movimento 5 Stelle. E Letta potrebbe essere una di quelle segreterie che alle elezioni del Quirinale potrebbe ritrovarsi ridotta a mal partito, se mi passi il gioco di parole, o no? E poi allora, Renzi, ovviamente. Allora, guarda, cercherò di essere breve. I 5 Stelle, il poltronismo e il governo ammazza un movimento come i 5 Stelle, e quindi si stanno ammazzando da soli. Una guida come quella di Conte svela il bluff di Conte, perché è una non guida, e l'alleanza un giorno sì, un giorno no con Letta è un'alleanza che non funziona, che riserva sempre cattive figure come quella del Collegio di Roma 1, in cui doveva candidarsi appunto assieme al PD proprio Conte, il quale si è fatto due conti, scusate il gioco di parole, si è spaventato ancora una volta. Certamente nelle ultime elezioni chi ha pagato pegno è stato il centrodestra e non certo Enrico Letta, il quale dalle ultime elezioni amministrative è uscito rafforzato, ed è tutta responsabilità del centrodestra. Candidati sbagliati, campagne elettorali fiacche, risse fra di loro. Parliamoci chiaro, noi stiamo con un partito che dice che il tampone deve creare disagio psichico, cioè parlo di Elena Di Brunetta, stiamo con gente che dice delle cose allucinanti, quindi questo tipo di unione costa prezzi alti e le elezioni amministrative lo hanno dimostrato, e quindi l'esigenza di chiarezza, altro che dire va tutto bene Madama la Marchesa, nel centrodestra che si gioca una partita di dignità con l'elezione del Presidente della Repubblica, è necessaria. Per quanto riguarda Enrico Letta, io ho un'opinione molto precisa sullo stato della politica globale, mondiale. La nostra epoca sarà ricordata per la grande mediocrità della classe politica in generale, venuta dopo un periodo di una classe politica a volte diciamo non necessariamente onestissima, ma una classe politica mondiale straordinaria. Se pensate che abbiamo appena finito le celebrazioni di Angela Merkel, che era l'allieva indegna di Kohl, se pensate che in Francia c'erano gli Chirac e Mitterrand, vado avanti così se volete. Beh, da Reagan a Biden, che quanto dire, esatto, uno che è in grado di... è riuscito a fare peggio di Carter e Obama messi assieme. Esattamente, quindi voglio dire, siamo in un'epoca di grande mediocrità, per questo quando si riconosce un leader appassionato, generoso, interessato alle persone che rappresenta, interessato agli italiani, com'è Matteo Salvini, andrebbe tenuto nella dovuta considerazione questo, anche se si ritiene che faccia degli errori. Io del metodo del tirare la pietra, che in qualche pezzo degli elettori della Lega si è insinuato in questo senso, sono profondamente delusa, perché non è così che contribuisce anche a correggere gli errori, casomai facendoti sentire, dando proposte positive. Detto tutto questo, perché citavo la mediocrità? Dicevo, abbiamo appena finito di celebrare la Merkel, che all'epoca che 30 anni fa, 40 anni fa avrebbe fatto al massimo un onesto segretario di sezione di Potsdam. E perché Enrico Letta, secondo me, è la più compiuta espressione di questa mediocrità. Il PC, che allora non mi ricordo come si chiamasse, nel senso le sue giravolte di nomi a cui non sono mai corrisposte giravolte vere, cambiamenti di idee, il PC ci ha consegnato la Seconda Repubblica e rischia di consegnarci anche la Terza, se non ci stiamo attenti. Ma
da quelli che c'erano a questi, c'è anche per quanto mi riguarda un abisso. Cioè, voglio dire, Forza Italia si ritroverà Brunetta e la Carfagna, però dice Letta, e spesso non gli andrà bene, perché, ripeto, la miopia è evidente. Sì, è evidente davvero. Un'ultimissima domanda, Maria Giovanna. L'America c'è ancora o ha imboccato ormai la fine dell'impero con questo presidente incapace che ha? Sarà dura, perché vedi, Trump era nella sua totale diversità il suo argine a un sistema che sta andando alla deriva. Woke culture, cancel culture, politiche corrette, università nelle quali si abolisce Dante, si abolisce Cicerone, si abolisce Ovidio, si abolisce Shakespeare, tirate giù le statue dei grandi della patria americana, da Cristoforo Colombo, passando per Abraham Lincoln razzista, Lincoln schiavista, razzista, uno che è morto per combattere contro lo schiavismo. Esatto. Cioè, degli abissi di idiozia, che attenzione, stanno arrivando in ritardo, ma forti anche qua. E quindi lì l'elezione di Trump, perché le persone un po' più lungimiranti l'avevano accolta come se l'avevano prima augurata, come ho fatto io, e poi l'avevano accolta con gioia, perché ci voleva un uomo fuori dai giochi, un uomo che conoscesse le finezze della politica, però che avesse le idee chiare su come si salva una nazione da grande imprenditore, che non ha mai avuto paura di essere controverso. L'arrivo di Biden, sulla cui elezione ci sono grandi ombre, che io sottoscrivo esserci state, cioè l'imbroglio del voto per posta, male ha fatto Trump a consentirlo, e che ora in parte i governatori stanno correggendo, nel senso che torneranno a consentirlo solo in casi non normali, ha interrotto questo processo di recupero del sistema americano, che in genere è sempre stato un sistema che è capace di guarirsi. Citavi prima Carter, Carter l'hanno cacciato a zampate, adesso fanno finta che non sia così, ma è così. Uno Stato solo ha pigliato. Esatto. Però ora la deriva è vera, è autentica, e lo è proprio nel momento in cui il mostro cinese avanza sempre di più, perché è impunito rispetto a quello che ci ha combinato e si sta comprando pezzi di mondo. E sta diventando sempre più aggressivo, e l'America avrebbe bisogno di essere se stessa. Non sono ottimista in questo momento. Io sono ottimista nella diversità del sistema americano rispetto ai nostri. Quello rimango ottimista. Se ce la farà a riprendersi facilmente, non sono del certo. Insomma, speriamo che il sistema americano, ancora una volta col suo pragmatismo, possa trovare la cura e la soluzione al problema. Insomma, non dovrebbero perdere la strada, si spera, se no diventeranno un'Italia un po' più grande, temo. Maria Giovanna, grazie per essere stata con noi, e grazie davvero del tuo tempo oggi. Grazie a voi, buona giornata a tutti, grazie.